resistere ed esistere in montagna. Ma resistere in montagna è anche insistere di esistere in montagna. Se secondo te oggi cosa vuol dire esistere in montagna? Intanto per me vuol dire semplicemente rispondere a quelle domande che ogni tanto qualcuno mi fa: come stai? Io rispondo ancora, perché questo è l'avverbio mio preferito, il fatto di che ci sto ancora. Ecco, così in montagna è la stessa cosa. Che ci faccio in montagna? Beh, ancora ci vado, ancora ci trovo il posto dove il mio corpo si muove nella maniera più felice per lui. È un posto che non considero un campo giochi, non è un terreno di svago la montagna. La montagna è un posto ostile che per la gran parte dell'esistenza della specie umana è stata tenuta alla larga e a bada. Gli uomini si sono interessati delle zone che riguardavano ancora la vegetazione, si sono spinti oltre per cercare di scippare qualche pezzo di carne a quelle alle altitudini superiori, ma è un posto ostile. Le civiltà non hanno salito le montagne, anzi, per prudenza hanno dichiarato che le montagne erano la residenza degli dèi, cioè per dire: voi ve ne state là e noi ce ne stiamo qua. C'era un confine, e ancora oggi in certe zone del mondo le montagne vengono considerate sacre, e ci sono delle zone, delle montagne che non proprio nemmeno si possono scalare. Ma appunto l'alpinismo, che è questa perlustrazione, questa visita delle montagne, l'alpinismo è stato l'ultimo paragrafo della geografia. Quando tutte le terre emerse erano state perlustrate attraverso questo magnifico sistema della navigazione, attraverso il prodigio del legno che galleggia, perché sennò se il legno non galleggiava dovevamo aspettare molto tempo prima di poterci avviare a conoscere la geografia del pianeta. Ecco, le montagne erano l'ultimo paragrafo della geografia, e quindi hanno cominciato a salire le montagne dopo aver esplorato tutto il resto del mondo. Le montagne appartengono ai bordi del mondo, non sono semplicemente delle astruse altezze, sono i bordi del mondo, come le rive sono i bordi della terra emersa con il mare, così le montagne sono i bordi della terra emersa con il cielo. E questi bordi sono stati scaraventati là sopra da una spinta della terra verso l'alto. Il prodigio che riguarda le montagne è che vengono da una spinta verso l'alto da parte delle zolle tettoniche della terra. Continuamente aumentano di statura le montagne, continuamente aumentano di spinta verso l'alto, e dunque frequentare, salire le montagne e anche assecondare i bordi, seguire il bordo della terra, i suoi confini. Per questo è stato un paragrafo della geografia l'alpinismo, poi è diventato un'altra cosa. I tuoi libri sono spesso ambientati in montagna o narrano comunque di importanti ascensioni. Ci racconti qualcosa del tuo rapporto particolare con la montagna? Beh, intanto io sono uno di Napoli, sono cresciuto a mare, i miei centimetri si sono sviluppati tutti quanti a mare, non in montagna, e neanche in città, proprio solamente a mare. Quei 3 mesi d'estate il mio corpo si allungava, negli altri 9 mesi rimaneva fermo, in attesa. Era come se avesse bisogno dell'irradiazione, come una pianta, insomma, aveva bisogno del sole, dell'irradiazione solare per procedere. Dunque sono uno che è cresciuto a mare, e però sono stato infettato di montagna da mio padre, perché mio padre, pur essendo anche lui napoletano, è stato soldato alpino nella Seconda Guerra Mondiale in Albania, e ha portato da quella dannata esperienza, la peggiore esperienza che è capitata a quelli della sua generazione, ha riportato indietro pochissima storia, ma una tenerezza, una gratitudine nei confronti delle montagne, e quella me l'ha trasmessa. Quindi ho cominciato a scalare.